Bella Pips e bentornati. Ecco una chicca per i 100 iscritti. In questa guida parlerò del passivo, una build per l'araldo che consiste in un mix tra cantore e paladino. Se vi piace Pillars e sperimentare con le nuove build, questo video fa per voi. Di seguito vi darò tutte le indicazioni per l'equipaggiamento, statistiche, razze e abilità da utilizzare. Il passivo vuole prendere schiaffi e rendere felice il suo master, e non c'è modo migliore per farlo se non lanciandosi nella mischia e curando tutto il proprio gruppo passivamente. La build è stata creata per avere un healer che cura quasi esclusivamente in modo passivo il vostro gruppo grazie ad alcune abilità ed oggetti, e che può tranquillamente essere l'unico curatore in difficoltà normal e un perfetto secondo curatore nelle difficoltà più alte. Per iniziare, il passivo deve essere maschio, per ovvi motivi tecnici. La razza preferita per la build è il Deiforme della Luna, semplicemente per la passiva, grazie alla quale più schiaffi prendete e più curerete gli alleati intorno a voi. Come specializzazioni scegliamo Cantastorie per velocizzare le formule e permetterci di beneficiare dei loro effetti costantemente, e l'Ordine dei Benevoli Viandanti per il paladino per curare con Fiamme della Devozione. Per le statistiche cerchiamo di mantenere acume e vigore più alti possibile, il primo per aumentare il raggio delle cure e il secondo per potenziarne l'effetto. Le statistiche secondarie sono invece a vostra discrezione, io personalmente ho preferito tenere costituzione e destrezza più alte di quelle che rimangono. Ma passiamo all'equipaggiamento. Ci sono due oggetti cruciali, l'armatura di piastre annerita e la devozione di Lethandria. Il primo lo troviamo sul corpo di Arca, nella scogliera scheggiata. C'è una quest apposta che abbiamo fatto anche nei video precedenti e sicuramente ve la ricorderete se avete visto tutta quanta la serie di Pillars of Eternity che ho fatto su YouTube, ed è nell'angolo a sud-est della mappa. Il secondo è in vendita alla Credenza Oscura, a Belvedere di Perichi, nel cuore di Neketaka, e entrambi gli oggetti hanno un'aura di cura passiva. Il corpetto possiede l'aura della vita nella morte, che ripristina 5 salute a tutti gli alleati nelle vicinanze, e la cura aumenta se gli alleati sono prossimi alla morte. Lo scudo ne ripristina solamente 1,2, non molto, ma si somma a tutte le altre e ha un più 5 a tutte le difese tranne deflessione grazie all'incantazione Luce Ospitale, che ovviamente vi consiglio di utilizzare. Per quanto riguarda le abilità, partendo da quelle del paladino, utilizzeremo per curare Resistenza Eccelsa, che sarebbe Perseveranza Solerte, e Fiamme della Devozione, con la specializzazione Fiamme Distribuite, che è quella che io personalmente preferisco, e con la mod dei Benevoli Viandanti, in modo tale che le fiamme siano bianche e curino gli alleati circostanti ogni qualvolta utilizziamo le Fiamme della Devozione. Per le cure attive del paladino invece avremo Imposizione delle Mani per curare direttamente un alleato nelle nostre vicinanze, e Imposizione delle Mani Maggiore, che non solo cura tanto quanto l'imposizione delle mani, ma fornisce anche il buff robusto a chi viene toccato da questa spell, quindi più 5 costituzione, più 2 armatura e più 10 di salute ripristinata per 3 secondi. Passiamo alle spell del cantore. Allora, innanzitutto, clemenza e benevolenza accompagnavano ogni suo passo, per forza. 50 guarigione completata in aggiunta è assolutamente un must. Dopodiché, memoria ancestrale, che cura attivamente gli alleati vicino a te. Poi, una chicca, che io preferisco, ma potete metterci qualsiasi altra terza spell, è sì. Come acciaio era il Delay Coraggio, che dà uno scudo da 10. Naturalmente, se preferite una differente terza incantazione, potete cambiarla a vostro piacimento. Per completare il quadro, prenderemo E il Male ha dato le spalle al sole, che è una cura diretta che utilizza il cantore, e Affronta i tuoi nemici, che è un res ad area che può essere sempre utile, alternato col res del paladino, che è migliore ma non sempre può essere utilizzato per via dello zelo che ne limita l'utilizzo. Ora vi lascio anche l'albero delle abilità come l'ho impostato io per entrambi i personaggi, però chiaramente oltre alle spell principali che vi ho fatto vedere precedentemente, tutto il resto dipende da voi, quindi le potete tranquillamente sceglierle, e naturalmente anche lo stesso vale per tutte le abilità attive. Adesso, come si gioca il passivo? Bene, il passivo naturalmente si gioca come un tank. Lo si butta in mezzo, deve prendere schiaffi. Più ne prende, meglio è, perché ovviamente la passiva del Deiforme della Luna sicuramente ci aiuterà ogni volta che scenderà sotto di un 25% il personaggio, e in più lo dobbiamo tenere lì, in zona, vicino ai nostri, perché le cure HOT che ci sono intorno al personaggio, tra i canti del paladino e i canti del cantore, continueranno a curare all'infinito senza muovere un dito tutti quanti. Quindi l'araldo è una classe tranquilla con la quale ci possiamo rilassare, non c'è bisogno di cambiare tanto l'intelligenza artificiale, di mettere mille possibilità,
1000 if, 1000 se, 1000 ma. È molto tranquilla, l'importante è lanciarlo in mezzo ai nemici, far sì che prenda i suoi danni e tenere gli alleati abbastanza vicini all'araldo per ricevere le cure. Con questo è tutto Pips, io spero che vi sia piaciuta la build, spero che la proviate, fatemi sapere poi nei commenti come vi è parsa, se ha funzionato bene. Con questo vi auguro una buona giocata a Pillars, un buon passivo e bella a tutti Pips, alla prossima.